Ma ragazzi, abbiamo questo blocco fantastico rubato da YouTube. Cose verissime, ci colleghiamo. Oggi parliamo di oggetti scomparsi. Sigla. Le cose verissime. Sigla. Vabbè, YouTube, ragazzi. Le cose verissime. Sfuma anche. Ciao ragazzi, ciao. Eccoci con un altro video inquietante e ricco di mistero della mia pagina. Come farvi capire lo stato d'animo con il quale vi sto parlando è difficile. In questi mesi ho avuto delle grandi soddisfazioni grazie al vostro affetto e ai risultati pazzeschi raggiunti dalla mia pagina. Ma mai avrei pensato di riuscire a trovare da scopare. Sì, avete capito bene, ho scopato. So che per alcuni di voi questa informazione potrebbe essere strana, misteriosa, ricca di punti interrogativi. Ma per me, che ero vergine a 34 anni, perché ho passato la vita davanti allo schermo di un PC a chattare con senegalesi che si fingevano fiche russe per scroccarmi dei finti biglietti aerei, è stata una grande conquista. Viva il web e viva YouTube. Detto questo, vorrei passare al vivo del video di oggi. Il mistero degli oggetti svaniti in metropolitana a Milano. Questo titolo potrebbe trarvi in inganno, ma in realtà non si parla di smarrimenti, ma di vere e proprie sparizioni. Sì, avete capito bene. Ho detto sparizioni, che per alcuni sarebbero opera degli spiriti dei pendolari morti che infesterebbero le metropolitane di tutto il mondo. Proprio come è successo a Liz, una donna americana che è transitata dalla stazione centrale di Milano il luglio dell'anno scorso. Liz stava prendendo la metropolitana linea gialla in direzione del centro di Milano. Come ogni giorno, la metropolitana era frollata di persone. Quindi, apparentemente, moltissimi possibili testimoni. Ma... ad un tratto Liz si è sentita come strattonare. Anche se attorno a sé nessuno sembrava vedere o sentire nulla. Compresa la famiglia di Ron, che stava adiacente a lei. Ad un tratto Liz si è resa conto che il suo portafoglio nella tasca chiusa dello zaino non c'era più. Pazzesco! Si è girata verso i due bambini con i capelli neri e vestiti in maniera trasandata, chiedendo se loro avessero sentito o percepito qualcosa. Ma nulla. Cosa fa? Se la cantano. Nessuno ha sentito o visto nulla. Quale entità potrebbe averlo preso? E a che scopo? Liz non è l'unica. Ma decine di persone hanno avuto a che fare con questo fenomeno che sembra interessare solo gli oggetti personali dei viaggiatori chiusi negli zaini. Perché? E soprattutto, tutti confermano che durante la materializzazione dello spirito e dello strattonamento improvviso, la presenza dei bambini sia una costante. Siano un effetto scaturente. Che sia che il possibile poltergeist venga attirato dai bambini di etnia rom e coi capelli scuri. Troppe domande e poche risposte. Ma come sempre lascio a voi le conclusioni. Anche se estremamente ovvie. Perché per me sarebbe troppo facile incolpare i servizi segreti che ci tengono nascoste le attività sovrumane che avvengono nei pressi della metropolitana. Se vi è piaciuto questo video, mettete un like e iscrivetevi alla pagina Le Cose Verissime. E non dimenticate di mandarmi le vostre foto se siete delle ragazze disperate e in sovrappeso. Nel prossimo video da non perdere affronteremo un argomento delicato: la possibile connessione di Totò con la CIA per nascondere la presenza degli alieni a Napoli. Pronto? Pronto, Totò, qui alla CIA. Non faccia capire che siamo noi. Perché
La CIA, Peppino, ci stanno chiamando gli americani, butta gli spaghetti. Ma che cazzo sta dicendo? Le cose verissime. Ma perché tutto dovrebbe...